This September morning still can make me feel that way. Ciao, bentrovati, bentornati nel mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti e bentrovati a chi mi segue già da tempo. Un bacione grande a tutti se capiti qui per la prima volta. Mettimi un like, valuta l'idea di iscriverti a questo canale se ovviamente questo video ti sarà piaciuto. Allora, oggi un video tag sull'autunno. È un po' incentrato sui profumi dell'autunno, ma non solo. Sono stata taggata da Cristi74, le mando un bacio, e questo video è stato ideato da Laura On Light. So che moltissime amano questa stagione, che è la loro stagione preferita, perché ha un suo fascino l'autunno, devo dire, i colori, gli odori, i sapori, i profumi, il fatto che la temperatura sia più mite, che si esca dall'afa dell'estate. Quest'anno è stata un'estate terrificante, che comunque la temperatura sia più fresca, però non fredda ancora, fa amare questa stagione, il che anche per me è così. Però riguardo all'autunno io ho non è proprio la mia stagione preferita, diciamolo, lo faccio perché mi fa piacere farlo, sono stata taggata e per stare in compagnia vostra, ma la mia stagione preferita è forse la primavera. L'autunno mi mette un senso di malinconia, quest'anno poi ci sono due date legate all'autunno che per me sono dei ricordi molto molto tristi, e quindi sarà sempre così da qui in poi. Però bando alla tristezza, parliamo delle cose che comunque ci piacciono, perché credo che vedere una nota positiva in una situazione, anche quando proprio non ci aggrada, sicuramente ci aiuta ad avere un atteggiamento positivo. Bisogna sempre provare almeno ad apprezzare le cose belle dove le vediamo o anche dove non le vediamo. Quindi parliamo bene dell'autunno. Allora, vi leggo le domande. Dunque, candela preferita. Allora, l'autunno inizia e si sta di più in casa, ad estate le candele non si accendono e quindi in autunno invece ci si ritrova di più al chiuso e si possono sentire anche meglio i profumi, no, della casa, e anche la si può profumare con spray. Io amo molto gli spray per gli ambienti, però qui mi si chiede candela e allora io vi mostro una candela di Yankee Candle che si chiama Warm Cashmere. Allora, questa candela è molto delicata, non ha un sapore di quelli esaltanti, nel senso che molte candele Yankee Candle sono veramente caratteristiche, tipiche, a volte anche un po' fastidiose. E questa è molto delicata, è proprio una copertina di cashmere. Avete presente la sensazione di calore che vi trasmette la coperta di cashmere? Ecco, ecco qua, è lei. È leggermente dolce, leggermente vanigliata, un po' quell'odore, quel profumo che hanno quei profumi a pelle che cominciamo a metterci quando proprio arriva l'autunno. Quindi muschio, vaniglia, odore proprio di pelle umana. Questa è la sensazione che mi trasmette. Anche i colori secondo me sono molto belli e molto rasserenanti. Poi, rossetto preferito. Allora, il rossetto preferito è quello che indosso ed è una new entry. In autunno mi piace comunque usare colori caldi, io amo i marroni in generale anche per vestirmi, prediligo un trucco più naturale, quindi tutte le varianti del beige, del marroncino, i nude pescati. Questo è un nude secondo me che è perfetto per tante tipologie di persone, è di Mulac ed è il famosissimo MILF. Questo è uno dei rossetti liquidi, c'è anche la versione proprio in rossetto vero e proprio, è il numero 39 MILF. Sono riuscita anche a vederlo prima di comprarlo perché finalmente Mulac è arrivata nelle catene Douglas, quindi se cercate Mulac e volete anche testare con mano, andate lì e trovate il brand MILF, che è appunto l'acronimo della mamma che tutti gli adolescenti vorrebbero, la mamma dell'amico che tutti gli adolescenti vorrebbero. È questo nude molto naturale, è un bel nude caldo tendente al marroncino pesca. Su di me ha questo effetto, ora appena steso lo vedete un pochino più brillante e lucido, poi diventa opaco. Ha un'ottima persistenza anche se non resiste 12 ore,
però ha un'ottima persistenza, non secca eccessivamente le labbra, quindi è un rossetto a lunga tenuta, diciamo no transfer, però non vi fa venire le labbra in carta pecorita, e comunque potete poi passarci un burro di cacao dopo qualche ora e siete di nuovo a posto. Bello, bello, un brand italiano della Sindina e mi ha fatto piacere comprarlo, costa anche relativamente poco, sta sui 15 euro, insomma, rispetto ad altri brand un po' più costosi. Poi, blush preferito, anche il blush è una new entry e anche il blush lo sto indossando oggi. Questo è un blush minerale di Bella Pierre, che è un brand di make-up appunto naturale, mineral make-up, il colore è amaretto, è un amaretto, potrebbe far pensare a un marroncino caldo, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, eccolo, sì, è un marroncino caldo che però ha anche delle sfumature malva, ha un qualcosa di rosato, sempre con sfumature calde, quindi questo qui è adatto a, secondo me, anche tante tipologie di persone, sia quelle che hanno la carnagione più chiara, dove il blush si vedrà sicuramente di più che su di me, sia agli incarnati caldi, neutral o warm, cioè un incarnato non rosati, però perché no? Io ci vedo del rosa anche qui, però è un rosa più caldo, diciamo carnagioni a tonalità neutra o calda, ed è un passepartout, questo va bene con un sacco di cose, insomma, con un sacco di make up, di abbinamenti, diciamo. Poi, smalto preferito, allora io qui ho preso 3 smalti per farvi capire le varianti di colore che amo, perché non so quanti di questi siano ancora disponibili, se siano permanenti o meno, però per farvi capire, mi piacciono le varianti top con le loro varie sfumature, più tendenti al grigio, al rosa, oppure più naturali, più verso magari una sfumatura fredda, top. Allora, uno è di Kiko, Power Pro Nail Lacquer, ed è il numero, se mai riuscirò a leggerlo, vediamo un attimo, perché qui è scritto piccolissimo, numero dovrebbe essere 82, comunque questo qui, che è il più neutrale di tutti, è una specie di grigio top. Poi c'è questo, che per me è il mio preferito, ora lo scuoto un po' perché è da tanto che non lo metto, ed è di Rimmel Salon Pro, ed è il Fondant Fancy, spero che questo sia ancora in commercio, perché sicuramente dovrei ricomprarlo, questo provo ad aprirvelo, ed è più amaretto, più caldo, più un colore più versatile secondo me, che dà sulle unghie questa protezione anche, perché questo è veramente uno smalto molto buono anche come qualità, questi della Rimmel, o almeno io me li ricordo così. E poi un altro che è di MAC, della linea Gel Shine, anche questi cambiano molto spesso, però insomma ragazzi, questo è un brand MAC di Avon, quindi lo trovate dalle rivenditrici, non me la ricordo qui la sfumatura di colore perché anche qui non si legge più niente, però per farvi capire, questo è più un beige top. Mi piacciono queste tonalità, ecco, un po' calde, neutre, con varie sfumature che variano dal grigio al marroncino al rosa, sempre molto molto neutre. Ok, veniamo ai profumi. Allora, profumo preferito da giorno per l'autunno. Allora, profumo preferito da giorno è per me in questo momento questo qui di L'Erbolario, anche se non ricomprerò questo formato, che è molto bello e molto scenografico, con la pompetta, ma lo riprenderò semmai nella variante classica, perché così evapora molto di più. È la rosa purpurea del Cairo, no? La rosa purpurea di Erbolario, che è per me una rosa perfetta per essere indossata giorno nei giorni di autunno, perché è già più densa, più intensa, non è una rosa fresca, non è una rosa di maggio, assolutamente no, è una rosa appunto che si adatta all'autunno, quindi più avvolgente, più densa, però perfetta per il giorno, rimane comunque ancora piacevole, delicata, non è un profumone secondo me.
Invece profumo preferito da sera, secondo me per l'autunno ci sta tutto questo, il Burberry Black, che è una versione parfum. Questo è un profumone fantastico, sciropposo, denso, liquoroso, ha un packaging spettacolare, stupendo questo profumo, veramente stupendo. Ora mi sono messa alla rosa, ma mi verrebbe da spruzzarlo. Lo devo usare, lo voglio usare, perché l'ho tenuto un po' come una reliquia questo profumo, ma è fantastico. A parte appunto la bottiglia, questo tappo molto elegante, molto British, ha una persistenza da profumo, non è una eau de parfum, ma è un parfum, quindi è un elisir. Ed è un profumo che è incentrato sulle note di fondo. Qui c'è un patchouli molto molto intenso, note ambrate, note licorose nell'apertura, una pesca sciroppata. Questo è un profumo che ha una pesca sciroppata densa, proprio caldissimo, pesante, quasi sì, pesante, strutturato e da gran sera. Questo per me è un profumo meraviglioso che non è neanche troppo conosciuto. Ci sono anche le altre varianti, c'è il My Blush e il Burberry classico, insomma, di questa versione qui. Leviamo un po' di cose perché ho paura qui di fare danni immensi. Allora, poi, borsa preferita. Dunque, la mia borsa preferita un po' di tutti i tempi, questa la uso tantissimo nei periodi, insomma, autunno, inverno, anche inizio della primavera, è questa qui, che non mi ricordo come si chiama questo modello, e temo anche che non ci sia neanche più. È di Louis Vuitton ed è una shopper. Ora ve la faccio vedere sia chiusa, perché in realtà vedete qui ha delle staffe che può quindi essere portata chiusa così, ed ha una forma trapezoidale. Però poi, se avete bisogno di guadagnare capienza, la aprite da una parte e dall'altra e diventa una shopper molto più grande. Praticamente ha una forma rettangolare che diventa trapezoidale. E io qui ci metto di tutto, volendoci va anche un PC dentro, ci metto di tutto, dentro è aperta, però ha delle tasche interne anche per il cellulare, poi ha questa particolarità di un gancio appunto interno, per cui la potete chiudere e rimane insomma abbastanza chiusa. Le borse di Louis Vuitton io le amo e non le amo, cioè riconosco che si paga il marchio, mentre come qualità della borsa, una borsa di questo tipo almeno, non è tutta di cuoio, eh. Quindi si paga il... però io le trovo molto versatili, alla fine è una fantasia che va un po' bene su tutto, e amo le borse marroni, amo le borse beige, amo anche altre tipologie di borsa, per dire mi piacciono anche le tracolle piccoline, però per le mie esigenze una borsa di questo tipo per tutti i giorni è l'ideale. Poi veniamo al film preferito, serie preferita e canzone preferita. Allora, film preferito, ovviamente entriamo nel periodo di Halloween, a me piacciono molto i thriller, io sono un amante di thriller, però per questo periodo mi vedo anche un po' di horror, e tutte le serie, anche se sono molto trash, di Scream mi piace tantissimo, e tutti i film legati ad Halloween. Un anno fa, due anni fa ho visto il remake, cioè il nuovo film di Halloween, sono andata anche a vederlo al cinema. Però mi piace vedere queste cose durante questo periodo, mi piace provare la suspense e la paura, quindi sì, da qui fino alla fine di ottobre vedrò film di questo tipo, oltre ai miei adorati thriller. E come serie preferita c'è una serie nuova che sto seguendo proprio in questo periodo in contemporanea, la stanno trasmettendo su Sky, che è House of the Dragons, che è il prequel del Trono di Spade. Spettacolare, mai avrei potuto immaginare che ci fosse un'altra serie fantasy che potesse eguagliare la bellezza, la poesia e la magia del Trono di Spade, che è stata una serie che io ho adorato e che ho visto tutta insieme, perché iniziai a vederla dalla prima serie poco prima della uscita dell'ultima stagione, quindi mi sono fatta proprio la maratona e l'ho amata pur non essendo io un amante dei fantasy. Quando ho saputo che stava per uscire il prequel,
Io pensavo che sarebbe stata una stupidaggine perché nessuna serie per me poteva eguagliare quella e invece è bellissima. Non arriviamo ancora ad alcuni momenti clou del Trono di Spade che ha avuto soprattutto verso le ultime due stagioni, davvero è esplosa anche con gli effetti speciali, però secondo me ci stiamo avvicinando. Ho sentito dire che saranno in tutto 4 serie, quindi ora sta per finire la prima, poi andranno in produzione la seconda, la terza, la quarta, e quindi ce ne sarà, ce ne saranno di cose belle da vedere. Per ora questa prima stagione mi ha colpita tantissimo, è ambientata 200 anni prima delle vicende del Trono di Spade, legata intorno alla famiglia Targaryen, quindi quelli dei draghi, quelli che hanno cresciuto, allevato, posseduto i draghi e che con questi draghi hanno seminato il terrore. E i personaggi sono dei Targaryen, sono questi nobili con i capelli biondi, quasi albini, e ci sono tutte vicende legate appunto alla conquista del Trono di Spade, che poi dopo insomma questa famiglia andrà in rovina e l'ultima discendente di questa famiglia sarà poi la protagonista del Trono di Spade. Ma io non vi dico niente, dovete vederla perché ci sono degli attori fenomenali, qui abbiamo altissimi livelli di interpretazione, anche effetti speciali, ma non è incentrata sugli effetti speciali, è molto incentrata sulla storia e sulla recitazione, e la storia è molto coinvolgente, ci sono tantissimi colpi di scena, amore, potere, sesso, conquista, guerra, ci sono molte scene di battaglia, insomma a me piace da impazzire. E poi, ultima ma non ultima, la canzone preferita. Allora, la mia canzone preferita di questo periodo è September Moon di Neil Diamond. Anche se è una canzone che parla di settembre, però per me settembre è già autunno. Quella che fa September morning, do you remember how we danced the night away? Mi sembra. Na 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 in some romantic place. September morning still can make me feel that way. Mua! E con questa chicca chiudo questo video. Io vi mando un bacio, grazie per avermi seguita. E taggo chiunque lo voglia fare. Forse qualcuno lo ha già fatto, o, insomma, chiunque lo voglia fare lo faccia, e sì, taggo un paio di amiche, Carmen Milcoffi 1973 e Loretta del canale Note di Profumo. Un bacio a tutti e al prossimo video, ciao ciao!